qua, no? Ci sono i miei amici che stanno al nord, giusto? A Brescia. Io sono stato a Milano per 3 mesi all'anno, per 12 anni, e mi sono accorto che le Italie sono due, non c'è niente da fare. Noi abbiamo un modo di pensare, agire e vivere completamente diverso da quelli del nord. Prendiamo Milano e Bosco, no, nord e sud. Milano è la capitale del lavoro. A Milano si basano tutti su due frasi fondamentali: va a lavorare e ciappai da ne. L'ho detto bene? Va fatica e pigli dei soldi. Noi qui ci basiamo su due frasi fondamentali: chi se ne fotte pensa alla salute. Milano, ma è vero, eh? Milano è la capitale della puntualità. Se noi diamo un appuntamento a Milano alle 8 siamo tutti quanti là. Sapete come regime capo da un appuntamento? Ci verimmo a una certura. Che cazzo di ore è una certura? Ci verimmo a via Ricquatta. A via Ricquatta ci vesti un navigatore, non esiste. Ci vediamo dopo le 5, ma dopo le 5 è pure mezzanotte, che significa? Che da noi anche chi aspetta si è abituato. L'altro giorno ho visto un mio amico, ho detto: vice, ma Pasquale è venuto? Dice: no. Ma a che ora deve venire? Ma deve venire il 4, mo sono il 5, mo sono che finì il 6, se non veni il 7, all'8 me ne vado. Perché siamo sfaticati, questa è la verità, sarà il sole, il caldo. Siamo sfaticati, ma questo si vede per strada, Noi siamo bravi a trovare le scuse. Dice: come facciamo a lavorare al sud se al sud il lavoro non c'è? Non è vero, al sud il lavoro c'è da un lato, e che noi ci mettiamo a che lato l'altro. Quella è la vera, Rosario lo sa, vero? Questo lo vedi per strada. Se tu fermi 3 giovani in piazza Duomo a Milano, 3 ragazze, tu che fai? Ho una fabbrichetta. E tu? Segretario d'azienda. E tu? Mi sto lavorando in economia. Tu prendi 3 persone a Bosco e non sono un bar. Tu che fai? Disoccupato. E tu? Aiuta essi. E il terzo? E che cazzo già fa? Fanno tutto loro.